Carissimi industriali di qualsiasi età, benvenuti al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è sabato 27 ottobre. Cos'è che si muove? Scusate se mi intrometto, ma voglio fare un appello a chi l'ha visto. Cos'è successo? Non trovo più Yuki. Come non trovi più Yuki? È scomparsa di casa da tanto tempo. Ascolta, allora chi l'ha visto mi dica dov'è, perché sono da sola, non ce la faccio più, sto da sola. Tutti gli anni la stessa storia, quando si avvicina Natale, Yuki sparisce. Ma no, non è vero, no. Sì, è vero, perché tu sei piccola, non sei appena quest'anno, il primo anno che ci sei, quindi tu non lo sai, ma vedrai che lo farai anche te perché ti contagerà. Chi? Da scappare da quello grosso, con la barba bianca? Sì. Vabbè, Ah, mi sa allora che fa bene, stai pure via, dai! Vabbè, vabbè. Ecco, dopo questa scenetta tragicomica, che ovviamente quando arriva Natale, perché ha visto anche i panettoni che abbiamo preso, quindi lei scappa, tutti gli anni siamo sempre così, vero Luisa? Yuki vuole sempre scappare perché non vuole fare il suo lavoro d'arena. E Inata, il prossimo anno mi sa che la seguirà anche lei, perché quest'anno è stata presa in contropiede. Va bene, andiamo avanti. Allora, ho fatto il primo, ho lavorato anche stamattina fino a mezzogiorno, quindi sono andato a casa, mi sono lavato, sono andato a fare la spesa e adesso sto girando il video. E com'è il tempo? È balordo perché vai via la mattina con due maglioni che ci sono, va bene, 13 gradi, un po' c'è aria qua, 13, 12, 13, anche siamo arrivati, no, anche a 7 siamo arrivati, 7, 8. E a sera, al pomeriggio, 25, 26 gradi, robe da ammalarsi. E niente, oggi c'è brutto tempo, come hanno detto, piove, quindi. No, anche questa fine settimana staremo a casa, comunque ci riposiamo perché io e quelli di lavoro fine settimana non andiamo tanto d'accordo. Cosa posso dire? Sono andato in farmacia, ho preso il vaccino antinfluenzale per me e Luisa. Io se l'ho già iniettato perché a lei piace iniettarsi, farsi le punture, dopo toccherà anche a me. Perché ormai sono già da 3 anni che lo facciamo, abbiamo visto che influenze più o meno non ci vengono, se vengono, vengono relativamente tranquille, ma meglio farlo perché lo stesso dottore ha detto, essendo Luisa un po' asmatica, è meglio non rischiare e lo faccio anch'io, quindi. Oltre a perdere meno giorni di lavoro, stai meno male perché sapete che i primi giorni di confluenza si è KO e non si prende medicine niente perché devi solo stare a casa. Vedremo che tipo di influenza sarà quest'anno perché non so com'è, ma sarà bestiale anche quella di quest'anno. E poi devo dire scusarmi perché. L'altra volta ho detto che era finito Ulisse, il piacere di scoprire, invece in realtà avevo fatto un'altra puntata e me la sono guardato mentre era principessa Sissi, no, si dice Sissi, no, Sissi, perché l'imperatore la chiamava in altro modo, Francesco la chiamava in altro modo, comunque me la sono guardata tutta, come sempre Alberto Angela si supera. È stato bravissimo, io abbiamo visto tutti i luoghi che ha frequentato la principessa, specialmente Miramare. Miramare è bellissimo perché l'abbiamo visto proprio i posti dove è passato lui. Ovviamente per l'evento hanno tirato via tutte le transenne, ma noi siamo andati proprio 2 volte, mi sa che siamo andati a Miramare, sì. Bellissimo, siamo andati anche ai piani superiori. Cosa che non ha detto Alberto Angela è che quando Carlo si chiama, no, come si chiama? Massimiliano. Il fratello, non mi ricordo più, il fratello, beh, comunque quando è andato in Messico che è stato ucciso dai rivoluzionari, Miramare era ancora ancora da essere finita perché era solo finito il primo piano, mi sembra. Infatti ce ne sono due, un altro, poi quello della servitù, l'ultimo, che beh, insomma è bellissimo. Andate a vedere che a Trieste è bellissima zona, stupendo.
proprio non hai preso, e Voodoo non si lancia, poverino, e basta, insomma. Poi devo dire anche di Tontolino, il nostro falchetto, purtroppo non è successo niente di male, però cioè, il GPS funziona male. Loro, quelli dell'associazione di Milano, sono andati a vedere se era successo qualcosa, ma in realtà dove dava il segnale non c'era, quindi ancora dicono che sta ancora bene, sta bene. Ogni tanto manda i segnali, ma si dice che sia sta colpa dell'alta tensione, perché se lui va a dormire nei piloni dell'alta tensione, a me sembra strana. Comunque GPS non funzionante, non funziona molto bene, quindi speriamo di avere presto le sue notizie. Più o meno il paese deve essere in quelle zone lì dove vi ho detto l'altra volta. Speriamo, vabbè che non aveva durato tanti anni quel GPS, però mi piaceva sapere dov'era. Speriamo una nuova covata. Adesso io ogni tanto do l'occhiata al sito del Pirellone, ma non vedo ancora nessuno, ancora nessun falco, però per il fine gennaio, il primi febbraio inizierà il corteggiamento. E, perché io vedo altri siti dell'Oira, che è una regione della Francia in confine con la Germania, cioè hanno messo sto piccolo, perché non è solo in Italia, è in qualsiasi, quasi in tanti stati c'è la webcam sui nidi di falchi pellegrino e altri tipi, razze di uccelli, anche quello minore, il gheppio. E praticamente vedo che sono, perché il Pirellone è tutto un terrazzo, quindi metti che ci sono, ma non sono lì, perché è enorme. Mentre là sono proprio casucce che hanno fatto, più piccole cassette col nido, e si vede che ogni tanto il falco là c'è, perché va. Se, invece noi non lo vediamo nel nostro nido, speriamo bene, dai. Sto seguendo anche un seguendo. Gli do ogni tanto occhiata, ma purtroppo col fuso orario là di notte adesso nel emisfero australiano, australe, perché quando guardano è buio, quindi sono là paparazzati per terra che dormono, quindi non si vedono movimenti purtroppo, perché sono morti. E vabbè, pazienza. Poi basta, cosa posso dire? Hai altro da dire, Luisa? Niente, sei morta. La puttura ha fatto effetto, no? Senti solo il bruciore, vero? Basta, fa. Ma cosa mi deve fare? Mica mi uccide sul colpo. Allora, non lo so che spero. Vabbè, insomma. No, Vedi questo qui? basta, c'è la telecamera, che costa. Ecco. Va bene, andiamo ora a parte questa cavolata che ho detto. È tutto bene. Ah, quasi sicuro non farò il ponte, purtroppo, però ho intenzione di mettere fuori il proiettore e far prendere fuori un po' i bambini, vediamo. Paura, vabbè, facciamo la nostra scena. Che di fronte abbiamo una casa tipo abbandonata, quindi facciamo sul muro l'immagine e vediamo cosa succederà. E poi basta, non altro da dire. E andiamo avanti con la spesa, se no teniamo troppo a lungo. Allora, ho preso una cassa di gasosa, 1,5 litro a 35 centesimi. Poi ho preso 3 bottiglie di tonica a pompa morosa. Questo viene 0,59 centesimi, 1 litro, questa costa di più. È buona. Poi ho preso 3 bottiglie di ginger, 35 centesimi, 1,5 litro. Piace a me, mica deve piacere a te. Poi ho preso 3 confezioni di latte da 1 litro di Maiga latte intero, 0,69 centesimi. Poi, cosa sta? Ah. Poi ho preso. Il divano Ah. Perché sei tutta pampalassata. Patate è stato. e rosmarino. Sì, hai Io fatto tutti i lavorini che la gente vedrà, sono di Halloween, giusto? Ecco, più avanti metterai il video. Patate e rosmarino vengono 1,39 euro e sono 450 grammi, sono buonissime. Poi sì, ketchup 0,99 centesimi, tedesco.
gustato, non so se sarà buono, comunque c'era solo questo. Se non vuoi quello con i kiwi, chigli. No, grazie. Ecco. E poi ho preso questo perché anche questo ha preso io qui alla scafata per via del pannettone e Pandoro, ho preso sia uno che l'altro, viene 2,79 euro, iniziamo già, ma a me serve per dopo, vengo a casa al lavoro, me ne faccio una fettina, non è che quei marca costano di più e sono più piccoli, basta questi, dopo tanto passate le feste, però devo dire che l'MD dopo le feste non vedo mai cose, spariscono, ma... La te ne vendono l'anno Speriamo di no. Carta da forno che era messa da qualche parte qua. Vediamo se la trovo. Non la trovo più. Eccola qua. Carta da forno. Sì, carta da forno. È di quanti metri? Sono, non so neanche, 25 fa. Ho preso la foglia. Comunque, sì, se viene, era in offerta 0,89 centesimi. Poi i spinaci li ho messi via, ho preso qui a foglia, sono pacchetti da 89 centesimi, sui 400 o 600 grammi, non ricordo più, sono 89 centesimi, perché se erano già ancora congelati. Ho preso la cipolla rossa, 1 kg di cipolle rosse, meno 1,09 euro, sì. Poi, ketchup ho già fatto vedere, ho preso il merluzzo per stasera. Okay, metti in forno e via veloce, viene 2,99, sono Hai 4 preso il bambino? 400 grammi, sono 4 porzioni, 4 bistecche praticamente, 4 fette insomma. Poi ho preso per domani il pollo, perché facciamo tutta la roba già pronta, così siamo a posto, non stiamo a cucinare sabato domenica pollo, 4,85, sempre buono. Io lo metto con la carta aperta da bagno perché sarebbe 80 gradi, io da bagno fuori così non si brucia, metti in forno e con la carta si rimane un po' riparato e non diventa, non si secca. Poi ho preso un sacchetto di patate da 2 kg, viene 1,69 euro. Poi ho preso un barattolo di fagioli di Spagna, 0,35 centesimi. E due scatolette di tonno, 1,29 euro da Poseidon, ecco qua. E ho preso dove sono? Ecco qua, bastoncini, i cotofioc, che mi sembrava che dicevano che erano fuori legge ormai, però li vedo ancora, boh, 0,99 centesimi, mi sembrava che erano fuori No, è legge. soltanto un discorso che devono essere fatti in materiale ecologico. Ah, 10 uova di aia, vengono 1,49 euro, aia proprio, aia. Ho preso due barattoli di sugo alla salsiccia, che a Luisa piace, viene 1,39 euro. Poi ho preso i suoi amori, questi sono d'altra qualità, però speriamo, non avevo voglia di andare al sito per prendere solo olive ascolane, vengono Però quelle del sito 1,79 euro. sono più buone. 1,79 euro. E poi ho preso i cavolfiori, qua due cavolfiori a 1,49 euro al chilo. Quello Bene, con la besciamella? bene. Non so, Luisa, io faccio con l'appetito alla Tu stai pressione, ignorando. faccio con l'appetito alla pressione e basta. Sta lì, non voglio stare lì a fare pasticciate, robe varie. Besciamella, bisogna farla, devi farla col bimbi. Vabbè, era qui, sì, se vuoi facciamo anche qua besciamella, non importa, comunque chiudo qua il video perché stiamo andando oltre, quindi spero che il video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete like, fate qualsiasi domanda e io vi risponderò. Carissime donzelle, statemi tutte bene e vi saluto, ciao a tutte, alla prossima.